Dai, apriamolo, mamma. Apriamolo. Non è ancora arrivato il momento. No, dai, scherzo. Volevo semplicemente dirti che per coinvolgerti ancora di più in quella che è l'apertura del pacco, abbiamo pensato di trasformarlo in un gioco. In pratica, presta molta attenzione a tutto quello che vedrai d'ora in avanti per evitare di doverlo vedere ancora. Guarda bene fino alla fine quelli che sono i contenuti e alla fine del video ti dirò cosa fare per partecipare. Cosa vincerai? Un pacco direttamente a casa tua e farai parte del prossimo video in uscita. Le regole e tutto le scoprirai alla fine del video, quindi per il momento presta attenzione a quello che vedi. Si apre il... Come si chiama? Pacco. No, in spagnolo. El paquete. Paquete. Bravo. Muy bien. Cioè, non ci credo, ce l'abbiamo qua, oh. Fragile. Fragile. Mi piace morbido. Lo si vede, si è preoccupato del lancio, di sicuro, perché pensa a tutto. Ha detto così, se lo sballottano... E ci aveva visto bene, chissà dove è stato sto pacco. Ok, non è che mi scappa il culo. No, no, per carità, ci manca solo che mi tagli le vene. Invece che aprire il pacco andiamo all'ospedale. Tanto ormai... Coperchio, delle dire. No, mi ha tirato via il coperchio, intanto. Tento a dread, Manca solo davvero che andiamo all'ospedale. Oh. Bene, il pacco dentro il pacco, intanto siamo anche... Com'è che si chiamano? Le matriosche, no? Bravo, quelle... mi hai stupito. Ha portato il pacchetto! Il pacchetto dello zio Eddie! Lo stiamo aprendo con un telefono lo zio Eddie perché è giusto così. Su, su, tiriamolo fuori. Guarda! Vai, Dred! Oh, oh. 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 Hey. Via! Via! Oh! Oh mio Dio! Oh! Figa! Fermo! Allora, qua vedo delle macchinine io, eh! Entriamo prima dalle parti di Dredino. Allora, qua cos'è? Ci sono delle macchinine! Oh, c'è una c'è un paese! Come c'è un paese intero? Qua vedo delle macchinine, eh! Macchinine, c'è anche il camper! Mettiamo delle macchinine. Mettiamo delle macchinine. Che non sono Hot Wheels, ma sono un po' più... più importanti. Si aprono le portelle di questa Toyota GT ammortizzatori. Abbiamo mitico T1 con la tavola da surf, sempre ammortizzato. E così abbiamo un Porsche 934, sempre con apertura di portiere. Poi abbiamo New Beetle con apertura di cofano. E guarda questo. Quello lì non è tuo, mi sa, eh. Fischia. Cos'è? È lo stabilizzatore. Oh mio Dio. Zio Eddie. Zio Eddie. Iniziamo con l'Osmo Mobile 3. Questo qua è lo stabilizzatore. Guardate che Nicola vuole dirmi qualcosa. Della DJI. Ah, perdona, sì, sì, della DJI. Mi sono dimenticato una cosa molto importante, hai ragione. Eccolo qua. Devo diventare per forza tecnologica, se voglio essere una youtuber devo diventare tecnologica. Peso questo. Forse per me questo qua, non so, è da lanciare qualcuno in testa. E non lo so, non so neanche come funzioni onestamente, quindi ve lo faccio vedere. Lo zio Henry lo sa già, quindi ovviamente mi ha già mandato i tutorial da seguire. Sia per spiegarmi cos'è, sia per spiegarmi a cosa serve, sia per spiegarmi che utilizzo ne farò.
Ha voluto farmi, in pratica regalarmi uno startup, una sorta di startup per la mia carriera da YouTuber. Non sto scherzando, nessuna carriera, nel senso che boh, mi sto divertendo, come dico sempre, quindi poi vedremo. Però mi ha detto che non posso fare video YouTube in questa maniera in cui la sto facendo, quindi con il braccio e basta. E quindi questo è il primo regalo che mi ha fatto. Per vedere appunto se riesco a tecnologizzarmi un attimino. Non so neanche come si chiude. Lo rompo. Ti di scusa. Amore, come si chiude? Aiutami. Io non sono tecnologico. Però almeno lo sa chiudere. Com'è? Il gimbal si chiama, Il giusto? gimbal. Gimbal. Vedi che c'è i suoi. Oh. Avevo paura di sbagliare parola. Siamo in due mongole, guarda. Questi non so cosa servono. Cosa servono Così. questi? Cosa servono questi? Questi Non lo so quelli. sono tipo delle gommine. Ma con Se qualcuno sa. adesive. Se qualcuno sa cosa servono, mi invio un messaggio in privato per piacere. No, scherzo, me lo spiegheranno poi con il libretto illustrativo. Questo sarà per caricarlo, ovviamente. Sì, Fin qua chiaro. ci arrivo. USB. Bene. E anche il nostro Osmo Mobile 3, poi vi dirò come funziona. Anzi, non vi dirò come funziona, per questo guardatevi tutorial di gente molto più tecnologica, se no vi rovino proprio la vendita, cioè da oggi l'Osmo 3 non venderà più. Poi, cos'è? Ma cosa ci ha regalato? Un Lego? Abbiamo poi un altro gioco di Dread, un Lego, il Lego di Batman. Ovviamente l'ho già fatto costruire per Nicola, da Nicola, altrimenti non vedevate di cosa si trattava, vedevate soltanto i pezzi buttati lì sul tavolo. È il classico proprio Batman, vedete? Con la sua battle nera e gialla, cannonazzo davanti. Bellissimo il Batman, l'hanno fatto proprio bene, figaccio. Con calma, cosa c'è qua dentro? Emozionato, Cosa c'è? aspetta! Roba da pesca qua! Fischia, la scatola da scarpe della Jackson, Della Jackson. la marca cinese delle Geox. Dio, che cosa c'era lì dentro? Niente, scatola magica che non ci sono scuse ora. Ok, abbasso che così vedete bene con il riflesso. Vai. Allora, partiamo con un Dacron da tenuta 18 kg e esche artificiali in gomma, ce ne abbiamo due più altre due differenti. Iniziamo con quelli in ferro, super figo questo, 40 grammi con doppio amo davanti e dietro. Poi dopo abbiamo un altro un po' più piccolino, 20 grammi, solo con amo posteriore. Un altro piccolino, però sempre con doppio amo, figoso, quelli con doppio amo mi piacciono tanto. Uno un po' più grossettino, sempre in ferro, 60 grammi. Poi abbiamo queste esche un po' più piccoline, cioè un po' per i pesci un po' più piccolini, che è un tipo di pesca differente. Ah, sembrano le effimere quelle di Sì, Sanpei. praticamente si vede bene da qua. Attacchi il filo, in Wow! fondo attacchi un piombo, Ma dai! lanci e vai, sembra tipo una specie Ah, di. quando vanno in branco Sì. tipo! Dai, che figata! E ne puoi tirare su anche 3-4 alla volta Ma dai! di sarde, pesci del genere, più Figata! piccolini. Poi iniziamo con la pesca un po' più grossa, più importante, con questo artificiale qua. Tre 3 anni. ami. 3 ne ha, vero? Sì. Sì, Poi 3. abbiamo questo, simile a guglia. Strano, molto. Poi c'è questo, sempre pesce finto di plastica, con 4, 3, 3 No, ami. 4 ne vedo io. No, è vero, 3. 3, 3, 3 ami, molto bello questo qua. Poi abbiamo il rappalone galleggiante, questo qua, super, Chissà cosa prendi con super. questo. Non posso deludere lo zio Henry. Della serie, se non li prendi così, ritirati. Sì. E ultima cosa, due sacchettini di mollette Cosa servono? per fare un attacco rapido, per cambiare
l'artificiale. Fine. Chiudiamo tutto il materiale da pesca. Via. Adesso facciamo la licenza, perché qua bisogna fare la licenza con sita previa, quindi con appuntamento e tutto al cabildo, eccetera. Adesso vediamo, Appena. in settimana ce l'abbiamo, dai. Esatto, e poi dopo inizieremo a farvi La pesca vedere al tonno. la pesca al tonno. Esatto, ve la facciamo vedere, dai. Ah, il mio burro cacao! Non vivo senza il mio burro cacao, grande Henry! Io senza questo non vivo, ragazzi. Il Letty Balm pediatrico. Col vento è micidiale. Con calma. Lucia. Cos'è DSM? Cos'è DSM? Qua ci sono dentro le chiavette dei cartoni animati per Dread. Perché qua avevamo il problema dei Giga, ne ho parlato più volte. Serve un IE per fare una sim, insomma, una storia un pochino lunga. Adesso potremo anche farla, ma minimo è di 6 mesi, un contratto telefonico, va a fan bagno proprio. Vabbè, comunque. E adesso ci siamo fatti arrivare, tra l'altro, anche una sim, che è questa qua, vedete, dall'Italia, una Coop Voce con 50 giga, 10 euro, validi anche all'estero. E qua, comunque, visto che io lo uso più che altro per vedermi tutti i video, caricarli, eccetera. Ci siamo fatti fare qua su richiesta, ovviamente, tutte le chiavette con i cartoni animati preferiti di Dread. Che cartoni abbiamo, amore? Perché già lo Allora, qui sai. abbiamo George, la scimmietta, poi Il suo cartone preferito. abbiamo i Sì, Looney amore. Tunes, Mini 4VD, poi abbiamo Looney Tunes ancora, i film cartone che dobbiamo ancora guardare Sì, dentro che ad film ci esempio, non sono, so, Billy il vagabondo, che ne so, dopo vedremo. Spider-Man, quello originale. Sì. Quello di una volta proprio. Poi Ok. abbiamo un altro boccettino che è questo qui, è quello personale di Dread, proprio. Abbiamo tutte le puntate di Shanpei, Il suo cartone preferito. chiaro. In più Dimensione Pesca, che gli piace un sacco anche quello, che è il programma che c'è su Alpha del digitale. E che serve anche a te, vero Sì, anche amore? a me. E tu a Oh! questo? Considerando che Dread passa tutto il tempo ovviamente pescando dentro al camper, guardate ad esempio questo video, e tutte le volte rischia di ucciderci il camper, lo zio ha ben pensato di comprargli la pêche à la ligne. Il classico, ce l'avevo anch'io quando ero piccolina, sto gioco, cioè non ce l'avevo io, però mi ricordo che già c'era. Te lo ricordi anche te, amore, Sì, per caso? Eccolo qua con tutti i pesciolazzi nelle canne per pescare. Facciamolo vedere acceso. Dai, facci vedere, facciamo una pescata veloce, dai. Ho beccato l'unico che si chiude, eccolo. Vabbè, basta, possiamo andare avanti, dai, non giocare adesso fino a sera. Oh, cos'è? Oh! Oh mio Dio! È da un anno! Piga peso questo quadradino! Oh mio Dio! Piga lo zio Eddie qua! Popolo di YouTube! Guardate cos'è arrivato! Taratatan tan tan tarararan tan tan tarararan tarararan tararan tan tan. Questo è il mio bimbo. Cos'è? Bene. È un drone, fino a qua ci siamo. È un drone. Che drone è? C'è scritto da qualche parte che drone è? Sì, è un Fimi A3. FMVRJ01A3, approssimativamente di 1029 grammi. Ciao, quindi ci vuole il patentino. Bene, ci informeremo anche per il patentino. Intanto apriamolo. Alto biondo.
Allora, cosa contiene questa scatola? Il drone? C'ho paura a toccarlo, ve lo giuro. Mamma Non mia. voglio immaginare quando lo In accendi. che brutte maniche, questo drone. Mi dispiace per te, dove sei capitato? non so neanche io cosa sembra, però è un drone. Ok, spostiamoci di qua. Allora. Tac. E tac. Qua c'è il suo comando. Tac, tac. Tac. Ah, scusa, un'altra cosa. Ok. Mi ricorda, boh, i giochi della Game Boy. PlayStation. Cioè, sì, un Game Boy PlayStationato. Ok, non so cosa ci farò bene. Sì, serve assolutamente il patentino. Non tanto perché è la legge che lo richiede, ma proprio perché sennò lo incantono da qualche parte subito. Mamma, poverino. Questo che cos'è? Batteria. Ah. Quindi andrà sotto, immagino. Qua. Ok, mettiamolo qua. Poi c'è il caricabatterie, immagino. Tac. Ci sono le eliche. Mamma mia, se sono delicate. Ho paura a toccare tutto. E queste cose cosa sono? C'è pieno di... No, cos'è? Sacchettine su sacchettine, c'ho paura, guarda. Ok, Ah, sono i connettori per e qua metterlo sotto carica. Un c'è un altro carica. Ok, altro carica. ah, forse del telecomando. No, quello lì è quello carica batteria. Ah, figata. Bene, andiamo a leggere qualcosa di più su questo drone. Le dimensioni sono 285x229x69 mm. L'ascensione massima di velocità è di 6 metri al secondo. La massima discesa è di 5 metri al secondo. Cos'è il cruising speed? Boh, comunque è 18 metri al secondo. Massing transmission distance è about 1000 metri. Boh, poi tante altre cose che se volete sapere ve le dico, fatemi un commento sotto e io ve ne parlo. È da quando sono partita, quindi da ottobre che ne parlo e Henry così quando sente che abbiamo un desiderio, cioè è più forte di lui e deve esaudirlo, quindi dovevo comprarlo al ritorno, ne parlavo e niente, è arrivato prima. È arrivato prima. Non dico, cioè non so, lo zio Harry veramente ci stupisce un sacco. Ma chi è lo zio Harry? Per chi non lo sapesse, lo zio Harry è il nostro miglior amico di famiglia. Non è nella maniera più assoluta uno zio, è uno zio acquisito. È lo zio di Dredd acquisito. È un nostro coetaneo, ecco, ed è boh, il fratello che tutti vorrebbero avere. Non lo so, c'è sempre, l'amico che c'è sempre, l'amico vero, quello che, boh, come l'amore, lo incontri una volta nella vita. Io sono stata fortunata, tu sia l'amico della vita che l'amore della vita. Arriviamo al dunque. Bene, iniziamo questo G-Walk. Allora, per prima cosa vogliamo dirti che nel corso del gioco ti chiederemo di fare delle cose. Falle perché quando guarderemo chi ha vinto, verificheremo che tutti i passaggi siano stati completati. Se così non fosse, il vincitore sarebbe squalificato e vincerebbe quindi il suo successore, sempre che anche quest'ultimo, insomma, abbia completato tutte le fasi del gioco. Per prima cosa, per qualificarti, cosa devi fare? Ovviamente devi iscriverti al canale. È molto semplice,
metti, se ce l'hai in orizzontale il tuo telefono, lo metti in verticale, subito sotto al nostro video vedrai la scritta in rosso iscriviti, cliccaci sopra, comparirà sulla destra della parola iscritto, perché non sarà più iscriviti ma sarà diventato un iscritto, comparirà una campanella, clicca sopra la campanella ed aziona tutte, ti verranno fuori tre possibilità, tu clicca su tutte. Bene, ora trasloca su Facebook. Vai sulla nostra pagina, quindi vai su Facebook, con la lente cerca Guidati da Aina. Quando sarai sulla nostra pagina, che è questa qua, te la faccio vedere, scorri fino a che non vedrai il post intitolato Seconda fase di gioco. Lì troverai le prossime istruzioni. In bocca al lupo!